qualunque cosa noi mangiamo, questa proviene in prima battuta dalle piante, ma c'è molto di più, nel senso che una delle straordinarie caratteristiche e capacità delle piante, che spesso, anzi direi quasi sempre, è ignorata, è la capacità, cioè, di formare e di regolare il clima. In che senso? Beh, innanzitutto perché le piante assorbono anidride carbonica, e l'anidride carbonica, come sapete, mi immagino, mi auguro, è il motivo per cui esiste il riscaldamento globale, per cui il nostro pianeta si sta riscaldando. Quindi le piante assorbono questa anidride carbonica. Perché nel 2020 è successo qualche cosa di straordinario, di epocale, realmente di epocale, cioè che distingue un prima e un dopo. Ebbene, nel 2020, per la prima volta, il peso di tutto quello che ha prodotto l'uomo di sintetico nel corso della sua storia ha superato il peso dell'intera vita. Guardate che è un dato incredibilmente drammatico pensare che noi, uomini, che rappresentiamo il peso, lo 0,001% di tutto quello che è vivo, abbiamo prodotto in un tempo così breve una tale quantità di materiale sintetico. Quando parlo di materiali sintetici intendo soprattutto cemento e plastica, che ha superato il peso dell'intera vita. Ed è un report che gli era stato commissionato dal governo britannico, che voleva sapere quanto costa questa perdita di biodiversità, cioè queste specie che scompaiono. Alla fine quanto ci costeranno economicamente? Beh, costano un'enormità, perché la nostra aggressione all'ambiente ha un costo economico straordinario. Se pensate che la pandemia è frutto della nostra aggressione all'ambiente, ormai risaputo. Questi virus che passano dagli animali all'uomo si sono quadruplicati negli ultimi 40 anni. Oggi il 75% di tutte le nuove malattie che colpiscono l'uomo provengono dagli animali. E come mai? Cioè, lo sappiamo esattamente, per il Covid ancora non abbiamo le prove finali, ma per altri terribili virus, che ne so, come Ebola o HIV, sappiamo esattamente che si sono trasferiti dagli animali agli uomini a causa di una pratica che si chiama deforestazione frammentata, che è un tipico taglio delle foreste che avviene in Africa. Quando è che inizierà la riduzione dell'anidride carbonica? Semplicemente quando i danni provocati da questo riscaldamento globale saranno superiori all'aumento della ricchezza. È semplicemente una questione economica. Allora diventerà conveniente diminuire la quantità di anidride carbonica, ma fino allora non diminuirà. E allora possiamo aspettare che questo accada? Beh, direi proprio di no. Piantare alberi sembra una soluzione di piccolo livello. Poi dice, ma come fai a risolvere una catastrofe del genere piantando alberi? Sì, piantando alberi. Guardate, la questione è semplicissima. Oggi, per euro investito piantando alberi, noi abbiamo un assorbimento di anidride carbonica che è 1000 volte superiore a quella di qualunque tecnologia inventata dall'uomo.